Vi presentiamo il numero d'insieme di marzo 2022. Lo dedichiamo alle donne, protagoniste di speranza, ma anche protagoniste di pace. Lo stiamo scoprendo giorno dopo giorno, anche come conseguenza della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. E nell'editoriale parliamo proprio di questo, della guerra della porta accanto, la guerra del volto accanto. Dunque, anche da insieme, nel nostro piccolo, vogliamo lanciare un messaggio di dialogo, un invito alla pace, alla concordia, e lo facciamo attraverso le storie di donne protagoniste di riscatto, come le Lazzarelle che dal carcere di Pozzuoli hanno dato vita ad un'impresa, ad una torrefazione al femminile, la prima in Italia. Diamo voce alle donne vittime di abusi, di violenza, che si rivolgono al centro vite di Giada, di San Valentino Torio, ma anche l'esperienza di Rachele Sorrentino, dall'attivismo cattolico alla politica, per mettere sul moggio, per dar luce al bene comune, dare priorità al bene comune. Poi parliamo di sport in attualità, raccontandovi le esperienze del volley e delle squadre che animano il nostro territorio, volley femminile ma anche volley maschile. Poi in scuola raccontiamo la storia di una ragazza che sogna di fare la scrittrice e che è stata premiata proprio per questo sogno, Anna Chiara. In chiesa, spazio al sinodo, al cammino sinodale, con un intervento importante di Monsignor Erio Castellucci. Facciamo anche un punto su come si sta svolgendo il cammino sinodale nella nostra diocesi, e poi le esperienze, le testimonianze, la vita, la grande vitalità delle nostre parrocchie, nelle news e nelle pagine dedicate alle parrocchie. Dunque insieme vi racconta la speranza, vi racconta storie belle che fanno bene al cuore e che aiutano, edificano per una società migliore. Insieme lo trovate nelle parrocchie, in alcune edicole del territorio, insieme anche online all'indirizzo www.insiemenews.it. Buona lettura. Grazie.